Ahmed da Milano, vai Ahmed, vai. Ahmed, dimmi Ahmed, dimmi. Ciao, scusami perché sto mangiando. Posso dire una cosa? Sì, Ahmed, che sei? Marocchino, origine marocchina? Marocchino, origine marocchina. Ascoltami, io voglio dire una cosa cruciale. Devi smetterla col suo abonismo. Viva voce, auricolare, che c'hai? No, sul viva voce. No, no, Ahmed, togli viva voce subito, togli subito viva voce. Mi senti adesso? Benissimo, perfetto. Ahmed da Milano, mi sembri perfettamente integrato, no, in questo paese? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Che voti tu? Puoi votare oppure no? La Lega. Vedi. Ma è incredibile. Ma no, è ovvio che lui non è incredibile. Ahmed, perché di origine lui... marocchina. Ma no, integrato, lui è già vota dentro. Lega, ma può votare. Perché lui è... Chi c'è dietro? La moglie che tiene il guinzaglio. No, dico, lui è dentro, no, è ovvio mia, che... mia figlia che tiene il guinzaglio. No, tua figlia tiene te al guinzaglio. Tu non tieni tua moglie al guinzaglio, immagino, no? No, no, mia moglie è italiana. Tua moglie è italiana, perché... Che gli immigrati siano dei conservatori. Non è che la fai andare in giro con... Non è che la fai andare in giro, non la fai andare in giro col velo, no? Ma io non lo voglio neanche va col velo. Brava, bravo, Ahmed, bravo, quanto no, ti no, ma no, Cruciani, non mi devi dire bravo. Io non mi devi dire, questo è così normale. E io dico solo una cosa a parenti. Sì, dimmi Ahmed, dimmi. Ecco, smetterla, ha ragione Salvini, ma è giusto. Come hai detto, così, chi è il primo? Meluzzi. Alessandro? Alessandro, sì, Alessandro. Allora, Meluzzi ha detto che il governo devi difendere frontiere nazionali, è giusto, Cruciani, ma se tu vai in Marocco, ma lei come è arrivato qua? No, non ci fanno entrare, Cruciani, e non hai un cazzo di permesso, che fanno i signori marocchini? Che fanno i signori marocchini? Dicono prego entri, ti ospitiamo al Cara, al Cara di Marrakesh. Esiste un Cara a Marrakesh? Non credo esista un Cara, esistono delle bellezze.